Fiti, c'est fini. Cucina virtuale, oggi affollatissima, ve lo anticipo. Siamo qua perché, nella cucina virtuale, giusto? Perché ci sono anch'io che mi chiamo Enzo. Benissimo, che è un famosissimo youtuber. E se volete seguirlo sempre, cercatelo su Potitoys. Questo simbolo, questo nome, e troverete Enzino e questa faccettona qua a parlarvi di giocattoli. Allora, torniamo a noi. Promo finita, cominciamo un'altra promo, no? Allora, Fitti finiti, finiti. Non mi vedete? Allora dai, sinceramente. Allora, parliamo del Fitti. Abbiamo portato a termine tutto il lungo programma. Ho visto in giro persone che dicevano che una busta non bastava per un mese. A noi è durata di più, se devo essere sincera, usandola. No, è durato un mese in due. Ma un mese in due, perché sì, noi cioè, mettiamo un cucchiaino, cioè noi riempivamo il dosatore con e facevamo il tè del mattino. Allora, che dire di Fitti? Tra Fitberry e Superfruit, a te quale è piaciuto di più? A me Superfruit, invece. A me bene. Quindi il gusto è del tutto personale. Che dire? Bevande gradevolissime, anche senza zucchero si lasciano bere. Noi le abbiamo infuse con il loro infusore, giusto? Quella forma di goccia con la fogliolina lì sopra, vi metto qua la foto perché ce lo dirà, ed è sporco perché sto continuando ad usarlo anche per le altre tisane. Mi sono piaciuti, fanno fare più pipì? Pochino più pipì la fanno fare. Io sì, forse perché siccome io bevo molto poco, questa era la scusa per bere e quindi un pochino più di pipì l'ho fatta. Io sono una persona che beve pochissimo. Io devo dire che mi hanno aiutato di più a fare la cacca. Bravo, sotto l'altro aspetto. Aiutano anche sotto quell'aspetto, è vero, danno una spintarella, diciamo così. Sì, verso il basso. Sono delle bevande gradevoli, anche senza zucchero, aiutano leggermente la diuresi e sia io che lui abbiamo trovato anche un aiuto in altro. Non aiuti trascendentali, ragazzi, mettono un pochettino in moto la situazione, ma poi il resto dovete farlo voi. Che guardi! Poi parlaci invece dal punto di vista, ti senti più leggera? Allora, devo dire che io non sono né snellita né sgonfiata, anzi questo per me è un periodo molto di piena, sono ingrassata in questo periodo. Sì, sei ingrassata, è vero, sei una cosa pazzesca. Infatti se ti metti qua al posto mio vicino al frigorifero non ti riconosco. Ecco, ma non è stata colpa di me. Non è vero, sto scherzando, ve la tratto bene. È un periodo di piena, no, non è vero, sei così tonda, sei così carina. Va bene, sì, però siccome devo sgonfiare non avrò il fit a complementare questo sforzo che dovrò secondo te, fare. Perché? Secondo te? Cosa? Perché sono ingrassata? No, ho avuto perché? Altro da fare, eh? No, secondo te perché quindi non ha funzionato in questo... Nel senso dimagrante? Perché non abbiamo fatto la dieta. Non abbiamo fatto la dieta! Nel senso che questo potrebbe aiutare a drenare meglio, a farvi dimagrire di più, se voi ci bevete sopra come dei dannati, se vi fate l'intero brocchettone qui e ve lo bevete tutto in una mattinata, se non fate così c'è poca, se vi fate come noi il tè del mattino e basta e poi ci mettete due merendine, il caffè e tutto quanto e... non funziona ovviamente, ma questo dipende da come lo usate. Devo dire che sono delle buonissime tisane. Quello che mi ha lasciato un pochettino perplesso è andare sul sito a vedere i prezzi. I prezzi ve li mettiamo qui perché non nel box informazioni, perché io non me li ricordo esattamente. Vi ricordo che però quando li ho visti sono rimasto un po' oi boh, oi là, ehi hu, diciamo che sono dei prezzi molto alti. I prezzi giustificano l'acquisto? Allora, se siete come noi che bevete la tisana e poi ci mangiate dopo la torta, no. Ma se invece siete delle persone abituate a vivere in un certo, con un certo stile di vita, sempre in movimento, fate il fitness quotidianamente, curate l'alimentazione in tutto e per tutto, allora in quel caso potrei anche consigliarvi di investire in questo tipo di tisana. Anche perché qui non pagate soltanto la tisana, pagate anche
anche tutto il giro pubblicitario, pagate soprattutto il brand dal punto di vista di moda, perché queste tisane sono di gran moda, sono delle tisane troppo fighe, diciamo la verità, non è come arrivare col coso dell'infusore dell'erboristeria o col tè star senza nulla togliere al pregiatissimo, oppure il tè in fre, ecco, che buono qui è buono qui e poi dove è buono è buonucchio, dai basta. Però ecco, pagate il fatto, magari se andate in palestra e spuntate in palestra col completino, con la vostra tisanina coordinata con la boccetta strafaiga di Fitti, fate una bella figura, vi sentite anche subito meglio, secondo me vi sentite anche da subito più in forma, no? Uno beve così e dà nell'occhio, è fighetto. Ecco, spendere per questi accessori come questo, l'infusore e quant'altro che hanno un loro costo che vi metto qua sotto, io lo vedo soltanto se vi è un ritorno d'immagine, perché questo è per immagine, sebbene un ottimo infusore, sebbene filtra bene il tè e tutto. Però per quanto mi riguarda, io non sono un tipo che va in giro con la borraccia e l'infusore e quindi poco mi importa. Tra l'altro l'infusorino piccolo sì, è bellino, però io preferisco per esempio i filtri in carta giapponese che non lasciano passare nessun tipo di sostanza di impurità sì, del sì. Tè, mentre qua invece passa qualche scaglietta di foglia di tè. Quindi lo consigli sì o no? Allora, sì, lo consiglio se volete farlo in maniera molto seria. Molto seria non significa seguire il programma FIT dal punto di vista del beverage, ma significa anche fare una vita pulita da tutto quello che è il disordine alimentare, da tutto quello che è il disordine delle abitudini, quindi la pigrizia. Se volete fare una vita fitness, e allora sì, ve lo consiglio. Se invece siete delle persone normali, 20 euro, 16 euro, non mi ricordo, per una tisana, mi sembrano, è un mio parere personale, per quello che hanno fatto su di me, mi sembrano esagerate. Poi, se volete comprarle, provarle naturalmente, siete perché liberi comunque di fare quello che volete. Noi non sconsigliamo né consigliamo, ma in base alle vostre esigenze ponderate bene, perché comunque sia la spesa c'è. Parliamo della tisana, un ottimo, ottimo, ottimo sapore, tra le migliori che abbia mai bevuto, questo devo dirlo, ad onor del vero, perché sono miste, non sono né fruttate, né fiorite, né erbacee, è un ensemble e quindi è un sapore molto armonico. Non ci senti quindi in nessuna cosa, giusto? In più vi faccio vedere che io le ho tenute qui e le bustine ancora hanno sì, una chiusura pazzesca, quindi il packaging, tutto, ecco, c'è la cura dei particolari, sia di packaging che di immagine che di tutto, e quindi naturalmente il costo è giustificato da tutto questo insieme. E quindi basta, questa è la nostra esperienza con FIT, non siamo dimagriti, non siamo né dimagriti né ingrassati, da quando la usiamo siamo rimasti uguali. Ringraziamo comunque l'azienda che ci ha mandato questo kit per iniziare. La nostra non è una recensione al positivo, ma è una recensione al veritiero, una recensione secondo me fa bene anche alle aziende quando si capisce che è una recensione vera, dove si dicono cose vere, perché io sono sicura che vi ho tolto ogni dubbio con questo, vi abbiamo tolto ogni dubbio, però, e di conseguenza noi ci teniamo le borracce perché abbiamo lavorato per FIT bevendo questa tisana buona e pur non dimagrendo bene, quindi però ce le teniamo, ma una ve la omaggiamo, e quindi certo. giveaway ed eccola qua, quella che abbiamo deciso di mandarvi è la brocca, come si chiama, il bicchiere verde, perché questo, perché è unisex, l'altro è fucsia, quindi se lo vince un maschietto non va bene, e poi è il simbolo proprio di FIT nasce verde all'inizio, e quindi abbiamo deciso di naturalmente amici verde. È usato e strausato, è caduto a terra 100 milioni di volte, in però tonso, ve lo regaliamo lo stesso, non li abbiamo toccate perché fino all'ultimo siamo stati attenti a mantenere i patti con noi stessi, se non ci fosse piaciuto il prodotto non ve ne avremmo più parlato, la cosa sarebbe caduta in sordina e avremmo rimandato tutto all'azienda. Invece siamo stati contenti comunque di averlo provato. Abbiamo visto che è un prodotto gradevole,
Se dovrò fare un bel regalo di Natale, se dovrò fare un regalo a un'amica che è una salutista, se dovrò fare un regalo a un'amica che è una malata del fitness e così via, io penserò a Fitti per un regalo, perché certo dalla mia amica non posso andarci con la tisanina Bonomelli, per fare un altro nome a caso, anche se salutiamo la tisana Bonomelli. A me piacciono, però dico, non sta carino. Mentre se voglio fare un bel regalino che sia sui 30 euro, magari abbino il bicchiere, la tisana e confeziono un bel regalo che sono sicura essere di qualità, gradevole, e mi fa fare anche una bella figura dal punto di vista trend, modaiolo. Bravissima. E naturalmente partecipate al giveaway qua sotto, la data di estrazione del giveaway, e riceverete questa simpatica borraccia, naturalmente mandando un piccolo contributo per l'espedizione. No, assolutamente. No. Bene, quindi questa borraccia vi aspetta, lasciate un commento orsù in fretta e da... E basta cianciare. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ci troviamo sempre qua sulle nostre tavole. Un grande bacio. Ciao.